Ciao a tutti amici e amiche di Baraonda. Oggi siamo qui con Vincenzo Capezzuto nel Teatro Verdi di Salerno per l'11° Gala Internazionale della Danza. Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera, come va? Tutto bene? Tu? Però io volevo sapere da Vincenzo di che cosa parla la prima parte dello spettacolo, perché so che è articolato in due parti. Quindi la prima parte è questo spettacolo che si chiama Acqua che dà gli occhi, mentre la seconda parte diciamo si dedica solo alla danza, quindi parliamo dell'11° Gala Internazionale della Danza. Esatto. Diciamo ai nostri amici che ci seguono da casa di che cosa parla la prima parte, quindi, dello spettacolo Acqua che dà gli occhi. La prima parte è stata pensata per raccontare un po' del mito di fondazione della città di Salerno. E la persona che adesso sta recitando è il regista dello spettacolo, Claudio Borgianni, e il quale ha voluto immaginare il mito di fondazione di Salerno, prendendo spunto dai personaggi della mitologia greca, per cui abbiamo Persefone, Proserpina, Venere, Cupido. E per cui insomma un viaggio fantastico, con tanta musica dal vivo, con proiezioni video, poi ci sarà anche un pochino di danza, per cui insomma una serie di sorprese anche. Questa è la prima parte. Mentre la seconda, dicevamo, solo Gala Internazionale della Danza. Esatto, appunto. Perché come dicevi tu, il titolo quest'anno è diverso, Gala Internazionale di Danza, Musica e Teatro, e quindi insomma ci piaceva tenere comunque quello che è stata la tradizione di 10 anni di Gala di Danza, per cui ci siamo rinnovati con questo spettacolo iniziale, con la prima parte, ma la seconda la lasciamo diciamo agli appassionati che sempre ci hanno seguito di danza soprattutto, no? E poi perché comunque io nasco come danzatore, quindi per me la danza è sempre importante. Quindi avremo degli ospiti internazionali, ci saranno delle prime assolute anche nella seconda parte, ci sarà il coreografo Michele Merola, che è l'amico di Lino, che verrà presto, verrà tra un pochino, e altre sorprese. E che cosa si prova il giorno prima dello spettacolo? Penso sia sempre un'emozione nuova. Ma guarda, io difficilmente, quest'anno credo che insomma andrà molto meglio rispetto agli altri anni, perché è un gruppo di persone che pensano, mi aiutano a pensare a tante cose, no? Perché quando si organizzano degli eventi bisogna stare dietro a tutto, a tutti, e l'energia a volte per lo spettacolo poi si riduce, no? E quindi ti ritrovi che sei senza energie. Invece quest'anno siamo un po' più avvantaggiati, abbiamo qualche giorno in più di prova, per cui tutto sembrerebbe che vada bene. Speriamo allora. Speriamo. Diamo un grande in bocca al lupo a Vincenzo lupo, e a tutto il suo seguito, diciamo, grazie di ballerini, di cantanti. Grazie a te, a Baraonda, che come sempre ci seguite e ci volete bene. Quindi rinnoviamo il nostro invito agli amici che ci seguono da casa. Mi raccomando, non mancate domani, domenica 23 ottobre, qui al Teatro Verdi di Salerno per l'11° Gala Internazionale della Danza. Alle 18:30. Ciao. Ho il silenzio. Un silenzio scuro, rotto soltanto da un lontano ticchettio, un ticchettio che sembrava avvicinarsi, e più si avvicinava più somigliava al suono di zoccoli di cavalli, sempre più vicino, fino a diventare assordante un fragore che dal cuore della terra stava per invadere il mondo. All'improvviso, dallo squarcio della terra uscì fuori una biga trainata da 4 cavalli neri dagli occhi di bracia. Su quella biga guidava Plutone inferocito dal desiderio, nel cielo sempre più scuro, e come una guida rapace che punta la sua preda, d'improvviso si piombò giù e allungando la sua enorme mano afferrò Proserpina, strappandola per sempre dalla luce. Plutone afferrò Proserpina che toglieva fiori di campo. Proserpina urlava, sfidava, Plutone sosteneva, stringeva sempre più avidamente il corpo della ninfa al suo corpo, e volarono in alto, sempre più in alto, fino a ripiombare la crema della terra giù, giù nelle profondità dell'Ade. Dietro di loro la terra si richiude con una bocca affamata di desiderio. Siamo con Claudio, il regista dello spettacolo Acqua che dà gli occhi. Ci puoi parlare un po' dello spettacolo, Claudio? Sì, lo spettacolo è uno spettacolo che è nato dedicato a Salerno. Un po' è un'invenzione, un mito di fondazione, ripreso dalla mitologia, ma di fantasia. Beh, io con Vincenzo abbiamo cercato di raccontare un po' Salerno, un po' anche dal mio punto di vista, che non sono salernitano, sono 5 anni che vengo qua, e poi per il galà, per i concorsi con Futuro Danza con cui collaboro, e abbiamo cercato di raccontare un po' quello che può vedere
uno salernitano che arriva qua si trova improvvisamente immerso tra le montagne a strapiombo su questo mare. Tu da dove vieni? Io sono di Siena, ma vivo a Bologna, quasi bolognese, insomma, ormai. Come ti trovi a Salerno? È bella? Ma bellissima, per me la prima volta è stata una sorpresa, la prima volta che sono venuto. Conoscevo, ma non conoscevo bene. Sono arrivato qua, ogni volta che torno una sorpresa. Città sempre nuova, sempre in movimento. E ti ha ispirato quindi questo spettacolo, di mettere in atto questo spettacolo? Sì, esatto. Questo era un progetto che avevamo, un progetto dedicato comunque al barocco, un barocco rivisto da noi, un barocco molto fresco, molto, molto giovane. Infatti anche nell'ensemble c'è l'inserimento di strumenti tipo il sax, ed è dedicato alla città, uno spettacolo per la città, sulla città. E come ti senti il giorno prima dello spettacolo? Impegnato. Infatti stiamo un po' disturbando e occupando di tempo. Assolutamente, impegnato, ma curioso di sapere il pubblico come lo apprezzerà, cosa potrà dire. Va bene, allora rinnoviamo l'appuntamento per domani, domenica 23 ottobre, qui al Teatro Verdi per lo spettacolo Acqua che dà gli occhi. Ciao a tutti. Fermat quando te dic doi parola.